Sono in compagnia di Arvid Smailai e Fabio Lingrocossa, giocatori dello Sporting Piazzetta. Fabio, inizio con Arvid. Allora, Arvid, sconfitta per 8-7. Intanto, come mai hai iniziato da terzino destro? Allora, oggi c'erano molti giocatori assenti, tra cui anche Paolo, che è il nostro difensore portante, il pilastro portante della difesa, e ne mancavano altri. E ci siamo trovati in difficoltà, eravamo sette precisi, e infatti oggi ha giocato anche Presendi, che è il portiere di riserva. Per una questione tattica abbiamo provato a giocare con lui prima in porta e io un poco in difesa, però non è andata bene. Sì, perché ricordiamo che tu sei il portiere titolare, anche perché mi hai detto fuori prima della partita hai giocato sempre e solo in quel ruolo, quindi si vedeva che eri un attimino in difficoltà. Sì, infatti dopo i 5 minuti avevo bisogno della flebo. Quindi, però è andata così, non potevamo farci niente. C'erano le assenze importanti. Noi ci abbiamo provato e il risultato si è visto in campo, soprattutto nel secondo tempo. Non c'è niente da dire. Ok, ringrazio Arvid. Invece volevo chiedere questo a Fabio. L'impressione è stata che questa assenza, comunque queste assenze, vi abbiano pesato più sul morale che sull'aspetto fisico, perché poi avete combattuto fino all'ultimo, quindi c'eravate. Come mai siete entrati così scarichi? Di più sul morale, perché sopra una rosa di 12 squadre te ne vengono 6, un pochettino sì, tutta la squadra ci demoralizziamo. Infatti ora che c'è il calciomercato cerco di cambiare un pochettino la squadra. Penso che De Carlo e Pulvirenti non li tocchi in No, avanti. completamente. Neanche Ventimiglia, che era fuori per lavoro, neanche Arvid, De Martino. Penso di cambiare quelli che non sono venuti mai, Grasso, anche Bruno, molte assenze. Cioè, giocare in 6, si può dire in 6, perché quel ragazzo Presendi non è neanche un giocatore. Sempre in bot, cioè, non c'è parole, non c'è niente da Ma dire. invece ci puoi Siamo dire. entrati sempre demoralizzati perché siamo innervositi tra noi compagni. Poi abbiamo visto che la partita De Carlo ha messo proprio tutto dentro il campo, Pulvirenti pure, anche Salemi ha giocato molto bene, io stesso, tutti quanti, però vabbè, l'altra squadra giustamente ha giocato Un po' meglio. di rimpianto ce l'hai perché 8-7 con qualche minuto in più magari la pareggiavate, soprattutto appunto come dicevo nell'approccio alla partita. La potevamo pareggiare, sì, però siamo sembrati, non possiamo giocare in sé. Anche andando avanti col campionato, cioè abbiamo ancora 5 partite di ritorno, ancora tutto aperto. Cioè, secondo me, cambiando qualche cosa col calciomercato, buttando qualcuno fuori, dobbiamo sistemare meglio la rosa perché c'è molto nervosismo nella squadra. Io lo sto vedendo, che sono il presidente, sto vedendo questo. Tutti nervosi, anche De Carlo in campo, qualche parolina in più con l'arbitro tra di noi. Infatti con noi dice: ragazzi, non mi dovete dire niente, mi dovete fare solamente giocare. Ha dimostrato quello che è, perché è un buon giocatore. Anche Pulvirenti ha dimostrato la stessa cosa, è nervoso anche lui. Salemi stesso, un po' tutti nervosi. De Martino è entrato in campo così, tanto per giocare. Molto svogliato, devo dire. Sì, molto. Anche perché era un pochettino infortunato. Giustamente con i cambi lui usciva, si faceva quei 5 minuti in meno, faceva giocare qualcun altro. Già con i cambi, anche loro, l'altra squadra avversaria già avevano i cambi. Giustamente uno respira, fa respirare i giocatori. Dobbiamo cambiare la squadra. Ok, hai qualche nome già che ci puoi anticipare di qualche nuovo acquisto? No, ancora è tutto da vedere. C'è qualcuno, però non so di sicuro a chi scegliere. Ok, ringrazio Fabio Linguagolo e ti auguro un buon proseguimento di campionato. Grazie.